Bella raga, benvenuti al primo episodio di Quanto costa la tua merenda. Vi ricordo di supportare questo video con un bel commento ed un bel like. Se arriviamo a 5.000 mi piace, faremo il secondo episodio. Primo ospite un po' speciale, grazie per averci accolto qui a casa tua. Oggi abbiamo qualcuno che di merenda la sa veramente lunga. Direi che puoi presentarti e dirci con cosa fai merenda oggi. Ragazzi, sono Mocio, ciao Massi, benvenuti nella mia cucina. E oggi andiamo a fare una bella merenda insieme. Direi che partiamo con latte granarolo a lunga conservazione, scade il 17 luglio. Poi ho Thermos Supreme per Stanley, questo mi serve nel caso voglia portare la mia merenda in giro, ho il latte sempre fresco, quindi ci sta bel pezzo. Beh, questo raga ha veramente un pezzo bellissimo, collezione autunno-inverno 2019, materiali pazzeschi con questo logo Supreme stampato su tutto il nostro thermos, veramente un bel pezzo. E poi ho la tazza dei Junkfully, questa è la Founders Edition, 2 esemplari al mondo, un pezzo cui tengo molto. Beh, tazza Junkfully, pezzo iconico, raga, niente da dire, cioè introvabile la Founders Edition. Anche qui poi dettagli pazzeschi, stampa sublimatica del logo con 2 ragazzi di Junkfully, veramente incredibile. Cucchiaio Arthur Krupp, collezione 2013, bello, comodo, ampio, mi piace, è il mio preferito. Figo. E poi vabbè, Supreme per Oreo. Bel pezzo, sì. Di che drop? Drop di qualche settimana fa, presi su Affamati USA. Questo ragazzi veramente un pezzo introvabile. Pensate che prima del drop su eBay erano apparsi degli annunci dove lo mettevano in vendita un pack, 3 pezzi a $50,000, veramente qualcosa di unico. Tra l'altro vi invito a seguirci fino alla fine perché poi vi dirò a che ora droppano su Affamati USA questi Oreo per Supreme, quindi seguiteci fino alla fine. Direi che possiamo andare con l'assaggio, che dici Mocio? Sì, magari giusto, se sei d'accordo Massi, 2 spunti sugli Oreo prima di iniziare. Sì, sì, ci sta. Ragazzi, gli Oreo vengono lanciati sul mercato nel 1912 da Nabisco, che è la National Biscuit Company. La produzione viene avviata nello stabilimento di Chelsea a New York, dove adesso tra l'altro ha sede il famosissimo Chelsea Market, che è una delle mete imperdibili per tutti gli amanti del food che vanno a New York City. Gli Oreo arrivano sul mercato in realtà come copia di un altro biscotto che aveva fatto il debutto qualche anno prima nel 1908, che sono gli Hydrox, ma nel passare del tempo diventa il biscotto più venduto al mondo. Pensate, una stima fatta più o meno da Kraft Company in un suo studio rivela che fino ad oggi sono stati prodotti circa 650 miliardi di Oreo, una cifra davvero impressionante. Non so se vuoi aggiungere qualcosa tu Massi. Tra l'altro, storia pazzesca ragazzi che riguarda Oreo è quella del boycott Oreo nel 2015, quando decidono di trasferire la produzione di Chicago e Philadelphia nel Messico. Si scatena un vero putiferio negli Stati Uniti, anche Trump appoggia questo boycott Oreo, e in quegli anni nascono addirittura degli slogan tipo Say No to Oreo. Direi che invece noi diciamo sì agli Oreo e andrei prima di tutto con l'unboxing. Sì, mi soffermerei un attimo sul pack, che però lascio fare a te, che sei l'esperto. Pack a 3 pezzi rosso con il logo iconico Supreme stampato, che va a richiamare proprio la forma della box logo, e in overlay il nostro logo classico Oreo nei toni di blu. Design pazzesco, veramente un bel pezzo ragazzi. Allora, direi che partiamo con versare un po' di latte nel nostro nella nostra magica tazza. Non so se... E possiamo andare a fare unboxing dei nostri Oreo. Ci terrei a sfatare subito un mito, raga, che riguarda quello che gli Oreo sono vegani. Come scritto tra l'altro sul loro sito, ragazzi, gli Oreo non sono vegani. Perché, nonostante quindi non contengano latte o derivati del latte, questi non sono vegani perché possono essere entrati a contatto con altri prodotti che invece contengono latte. Per cui, no, gli Oreo non sono vegani. So. Allora, abbiamo praticamente le 2 facce del biscotto che hanno loghi opposti, su questa faccia Oreo e su questa. Ta-da-da-da. Tanta roba. Biscotto rosso che in realtà non ha nessun tipo di sapore, soltanto una colorazione per andare incontro ai colori del brand. Come abbiamo detto, crema classica. Attenzione perché sono Oreo americani e non europei, per cui contengono sciroppo di glucosio derivato dal mais, che dà tutto un altro sapore in realtà ai biscotti. Ragazzi, sono molto più dolci rispetto ai nostri. Andiamo ad assaggiarli però con una bella inzuppatina. Così.
hanno lo stesso sapore dei golden, in realtà, quindi come se fossero alla vaniglia, diciamo, aromatizzati alla vaniglia con la nostra crema al finto latte, bensì fatta di soia. Biscotto bello friabile, come al solito, gusto vaniglioso, bello dolce, una garanzia, direi. Andiamo col secondo, doppia inzuppatina. A differenza dei golden europei, come ho detto prima, in effetti questo sciroppo di glucosio si sente, dà molta molta dolcezza. Secondo me, per i miei gusti, sono fin troppo dolci, però devo dire che sono dannatamente buoni, raga. Purtroppo siamo arrivati all'ultimo. Io me lo pappo sempre inzuppato perché lo preferisco che a secco, per cui zuppatina abbondante, eccolo qua. Buoni veri, raga. Questa era la mia merenda, ragazzi, Oreo per Supreme. Devo dire buoni, ma sono i classici Oreo, quindi niente di nuovo sotto il sole. Devo dire che questa confezione a 3, tra l'altro, mi piace, bella tascabile per quando ti viene la fame improvvisa. Allora, ragazzi, vi ricordo che gli Oreo per Supreme droppano sul sito di Affamati USA lunedì 13 aprile alle 12. Saranno in quantità super limited, ragazzi, per cui chi prima arriva, prima si piglia il pezzo fantastico. Grazie mille per aver venuto nella prima puntata di questo format e noi ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio per questa prima puntata, grazie mille a Mocio. Se arriviamo a 5000 like, vi ricordo, faremo il secondo episodio. Io sono Massimo e questo era Quanto costa la tua merenda. Peace, bella.